Ciao amici, ecco le sequenze filmate che avevano soltanto una possibilità su un miliardo di accadere. Rob Doyle non è un ragazzo delle pizze come gli altri. Quando riceve un ordine, non sale sul suo scooter in direzione dell'appartamento dei clienti. Invece, sale nella sua auto, direzione il parco acquatico di Key Largo, in Florida. Quando arriva, infila la sua muta da sub e sistema le pizze in una scatola ermetica per evitare che si bagnino. Dopodiché si immerge sotto l'acqua in modo da consegnare l'ordine ai turisti che soggiornano all'hotel sottomarino Jules Undersea Lodge. Quando sono consegnate, le pizze sono calde in perfetto stato per essere mangiate. Bisogna dire che Rob Doyle ha un lavoro unico nel suo genere. Peraltro ha dichiarato: «Penso di essere l'unica persona al mondo a consegnare delle pizze in questo modo», il che è molto probabile. Tuttavia non consegna soltanto pizze, è anche istruttore di sub e dà anche qualche lezione ai turisti. Tra le challenge che sono state virali sui social network, il Bottle Flip Challenge ha avuto un immenso successo. Consiste semplicemente nel lanciare una bottiglietta d'acqua di plastica in aria, provando a farla ricadere in piedi o sul suo tappo. Peraltro è possibile utilizzare anche bicchieri di carta, e così per questo bambino. Eccetto che l'impresa che ha realizzato con suo padre supera ogni immaginazione. Non soltanto questo ragazzino ha realizzato il suo Bottle Flip con grande successo, ma ha anche potuto introdurvi la pallina da golf che suo padre aveva lanciato nello stesso momento. La traiettoria della pallina era assolutamente sorprendente, tra l'altro. Molto orgogliosi della loro impresa, il padre e suo figlio inizialmente non credevano ai loro occhi, ma alla fine si erano proprio resi conto che fossero riusciti a realizzare un'autentica impresa. Gustavo Angel Tamayo, uno studente del Bryan College a Dayton, situato nello stato del Tennessee, ha o un vero talento per il basket o ha avuto una fortuna incredibile. Il ragazzo ha accettato di affrontare una sfida proposta dal suo istituto all'intervallo di una partita di basket universitaria. Allora l'obiettivo era di fare 4 canestri in 4 posizioni diverse: sotto il cerchio, dalla linea dei tiri liberi, dalla linea di demarcazione dei tiri da 3 punti e alla fine un tiro lungo da metà campo, ossia situato tra gli 11 e 14 metri dal canestro, il tutto in meno di 30 secondi, con in palio un assegno di non meno di $10.000. Così, durante i primi 3 tiri, la sala ha trattenuto il respiro quando il pallone è rimbalzato sul cerchio del canestro, prima di entrarvi ogni volta. E durante l'ultimo tiro, quello più difficile, il pallone è inaspettatamente entrato direttamente nel canestro. In quel momento il palazzetto intero è esploso di gioia e i compagni del ragazzo hanno invaso il campo per festeggiare questa impresa. E la cosa più folle nella storia è quella che il ragazzo non fosse sicuramente quello più adatto a superare questa sfida, visto che non era iscritto nella squadra di basket dell'università, ma nella squadra di football, ed era ferito a un dito durante il suo tentativo. Gustavo ha persino dichiarato: «Non ho mai giocato a basket in vita mia». Spiega anche che giocatori molto bravi hanno tentato di ripetere la sua performance, ma senza successo. Ma allora era davvero soltanto un colpo di fortuna? Una bancarella situata a New Delhi, in India, è diventata virale sui social. In questo posto la famiglia di Pradhuman Shukla vende paan, ma non uno qualsiasi. Tradizionalmente il paan è una preparazione che combina foglie di betel con noce di areca e talvolta tabacco. Tuttavia Pradhuman vi ha anche aggiunto un ingrediente fuori dal comune, il fuoco. Sì, hai sentito bene. Così i clienti mandano giù letteralmente paan infiammato. Tuttavia, se questo piatto ottiene un così grande successo, non è soltanto per il suo effetto sul palato, ma anche per le sue qualità nutritive. Infatti il pan di fuoco porrebbe rimedio specialmente al raffreddore, all'influenza e persino ai mal di gola. Tuttavia è indubbiamente pericoloso consumarne, col rischio di bruciarsi. Eppure il proprietario della bancarella garantisce che quando è in bocca il fuoco procura una sensazione di freschezza. Così al giorno d'oggi le persone sono, secondo Pradhuman, sempre più numerose ad apprezzare il pan di fuoco, tanto più che nessuno finora si sarebbe lamentato di una qualsiasi ferita.
È risaputo, i gibboni sono, grazie alle loro braccia lunghe e ai loro corpi atletici, veri professionisti della scalata. Infatti sono in grado di spostarsi a 50 km orari e di fare salti di oltre 10 metri, salendo da un albero a un altro con una facilità sconcertante. Inoltre i gibboni mostrano notevole capacità a rimanere in equilibrio, la dimostrazione con questo video pubblicato nel 2013. Filmato nel santuario per primati Monkeyland a Plettenberg Bay in Sudafrica, questo video mostra un gibbone femmina di nome Sia, in pieno numero da funambolo. Avendo 8 anni, l'animale ha preferito attraversare un ponte camminando sulla corda, piuttosto che percorrere semplicemente le assi. Così si può vedere Siam camminare a una velocità incredibile, agitando al contempo le sue braccia da tutte le parti, in modo da rimanere in equilibrio ed evitare una caduta di oltre 18 metri. Per fortuna l'abilità dell'animale gli ha consentito di superare la sua traversata con successo. Questo è un modo molto originale di attraversare un ponte. Il rigore è un momento di pressione intenso per i calciatori. Alcuni sono esperti, mentre altri sono piuttosto famosi per aver sbagliato questo esercizio. E poi c'è questo giovane giocatore di una squadra indoor che si classifica in tutt'altra categoria. Quest'uomo ha forse tirato il rigore più improbabile e più fortunato di tutti i tempi. Quando ha colpito il pallone, la sua scarpa è volata via in realtà, il che è abbastanza classico in una partita dilettantistica. Eccetto che non è atterrata in porta o sul viso del portiere, anzi, la sua scarpa è sorprendentemente atterrata direttamente nel canestro di basket appeso al muro, appena dietro la rete di calcio. E la cosa più sorprendente è quella che questo giovane calciatore ha anche segnato il rigore. Così ha segnato la prima doppietta della storia del calcio basket. Quindi bisogna dire che questo è un evento storico. Senza sorprese, tutti i giovani giocatori presenti non hanno potuto contenere il loro stupore davanti a quel momento eccezionale. Durante il campionato Red Bull Rampage 2013, che si è svolto al Parco Nazionale dello Utah, negli Stati Uniti, il rider Kelly McGarry ha segnato gli animi. E non senza motivo, questo sportivo ha realizzato un'autentica impresa, quella di eseguire un backflip incredibile in mountain bike. Infatti, prendendo la rincorsa dalla cima di una montagna, Kelly McGarry ha utilizzato la rampa per realizzare questa figura impressionante e pericolosa. Maestro in materia, questo rider ha corso il rischio enorme di saltare sopra ad un canyon di 21 metri di altezza. Il minimo passo falso avrebbe potuto benissimo costargli la vita. Allora era un colpo di fortuna? Non proprio. Grazie alla sua tecnica, Kelly McGarry ha realizzato questa acrobazia particolarmente pericolosa, ma eseguita brillantemente. Inoltre, nel corso del suo percorso, questo rider non ha esitato a dare prova di un controllo totale, così si è concesso una buona dose di adrenalina, realizzando molti altri backflip molto impressionanti. Tuttavia, nonostante la sua performance fuori dal comune, Kelly McGarry ha raccolto solo il secondo posto durante questa gara, visto che è Kyle Strait ad aver vinto il primo premio. Tuttavia, tutto il merito è di Kelly, che è l'unico ad aver osato intraprendere un backflip così incredibile. Durante una partita di calcio di seconda divisione argentina tra la Juventud Unida e i Defensores de Belgrano di Villaramaio, si è svolto un momento assolutamente eccezionale. Mentre Brian Leandro Oliveira, il portiere del Belgrano, tentava di rinviare il pallone, quest'ultimo è stato fermato da un giocatore della squadra avversaria che lo rinvia in direzione della porta. Il pallone stava per entrare in rete, ma un cane ha fatto irruzione sul campo nello stesso momento, impedendo al pallone di superare la linea. Questa è senza alcun dubbio la parata più fortunata della storia del calcio. Questo cane è probabilmente un tifoso del club di Ramallo. Comunque sia, anche se questo portiere fuori dal comune ha salvato un gol, il club si è alla fine piegato alla Juventud Unida, che ha vinto 3-0. Tuttavia, questo momento rimarrà molto sicuramente impresso per sempre negli annali del calcio. Ora ecco l'acrobazia più improbabile che ci sia. In un video pubblicato sui social, un uomo è stato filmato sul dorso di un cavallo selvaggio addomesticato male. Mentre tentava di controllarlo, il cavallo ha fatto di tutto per liberarsi dal cavaliere situato sul suo dorso, ma senza successo. Così possiamo vedere l'animale impennarsi in tutte le direzioni, mentre l'uomo provava a controllarlo con l'aiuto di una frusta. E a un certo punto questo cavaliere ha fatto una rotazione assolutamente sorprendente intorno al cavallo, prima di atterrare, per fortuna, sul dorso dell'animale. Infatti il cavallo ha fatto girare l'uomo a 360 gradi, una scena tanto sorprendente quanto surreale. In Costa Rica i turisti sono numerosi nel passeggiare con una fotocamera per immortalare la natura lussureggiante del paese, come succede a questo fotografo di nome Antonio. Quest'ultimo si era sistemato in riva al fiume Tarcoles, in modo da realizzare qualche scatto dei coccodrilli. Eccetto che non tutto si è svolto come previsto. Infatti, forse si era un po' troppo avvicinato a questi animali con le zanne affilate e non ha visto che uno tra loro si avvicinava pericolosamente a lui. Tuttavia il ragazzo, avvisato dai suoi amici, ha avuto il tempo di salvarsi, evitando
quindi di finire nella bocca del leone, beh, del coccodrillo. Infine, era più la paura che il danno per Antonio, che sfugge, per fortuna, al dramma. Tuttavia se l'è cavata con un bello spavento e più nessuna voglia di ricominciare. Dopotutto c'è mancato poco che gli fungesse da pasto. Ora tocca a te dirci nei commenti quale di questi video ti ha stupito di più. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!